CIGEP 2020, ci troviamo allo stand di Mulino Pasini S.p.A., un'azienda con oltre 100 anni che risiede e produce a Cesole in provincia di Mantova, e siamo in compagnia dell'amministratore delegato, il dottor Gianluca Pasini. Gianluca, benvenuto. Grazie mille per l'invito e grazie mille per essere qua con noi. Gianluca, la vostra è una storia importante, siete alla quarta generazione e da quattro generazioni non vi riducete a fare la farina tradizionale, ma insistete con una ricerca e uno sviluppo delle farine che vi contraddistinguono. Avete anche peraltro una farina approvata dall'Associazione Napoletana Pizzaioli della Pizza Verace, beh, insomma, avete un pedigree di tutto rispetto. Ma sì, devo dire che ormai la nostra azienda da quattro generazioni produce farine di altissima qualità e l'azienda ha dato questo imprinting importante già da quattro generazioni, dando come focus principale la ricerca dell'altissima qualità. Quindi per noi è diventata una mission aziendale. Devo dire che ormai è riconosciuto che Mulino Pasini scelga i migliori grani sul mercato, realizzi le migliori miscele e quindi si dedichi poi a realizzare queste farine create per i professionisti pizzaioli, pasticceri, per i laboratori di pasta fresca e per i panificatori, da cui è nata la storia di Mulino Pasini. Oggi, domani, dopodomani e nei prossimi giorni ci sono stati e ci saranno 5 tra pasticceri, chef, panificatori che di fatto sostengono i vostri prodotti. Chi sono? Beh, sono 5 pasticchef molto importanti, ma devo dire che Mulino Pasini ha alle spalle una community veramente interessante di persone, personaggi, professionisti che seguono il nostro lavoro. La filosofia aziendale è quella di avere alle spalle un gruppo di persone che riconosce il nostro lavoro e che lo diffonde in Italia e quindi che ci rappresenta al meglio. Al CIGEP 2020 abbiamo personaggi di rilievo come Andrea Tortora, Alessandro Bertuzzi, Gianluca Fusto, Fabrizio Fiorani, Giambattista Montanari, il gruppo di grandi pasticceri che segue la nostra filosofia, con i quali abbiamo presentato ogni giorno un prodotto diverso. Qual è la farina a cui tu sei più affezionato? Io sono un amante soprattutto nell'ambito dei dolci, dei panettoni, e quindi sicuramente l'ultima nata all'interno della nostra linea, ma quella che sta avendo una risonanza maggiore, è la nostra farina panettone riposata. Quella con cui sono state realizzate queste creazioni che sono alle nostre spalle, proprio da Andrea Tortora, che ha appena terminato uno show cooking. Esatto, sì, Andrea Tortora è stato la star della giornata, ha realizzato questi magnifici panettoni stamattina tradizionali, oggi pomeriggio questa merenda al cioccolato basata su un panettone al cioccolato, quindi una rivisitazione della merenda al cioccolato di una volta. E dunque, Gianluca, per chiunque si trovi dall'altra parte e desideri avere maggiori informazioni rispetto ai vostri prodotti, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per avere maggiori informazioni e chissà diventare vostro cliente? Beh, noi siamo molto attivi nell'ambito social, quindi abbiamo un sito molto ben sviluppato, www.molinopasini.com. Abbiamo un indirizzo ovviamente aziendale, info@molinopasini.com, e siamo molto attivi su Instagram, quindi vi invitiamo a seguirci, perché anche da Instagram, anche dalle immagini, si segue un po' quella che è la filosofia di altissima qualità della nostra azienda. Grazie per il contributo. Grazie a voi, grazie mille per essere venuti e grazie mille di tutto.